raccontaci da allora, adesso che sei diventata anche tu vecchiarella, ma invece è ancora una bambina. No, perché non ho potuto avere i filmati di 20 anni fa che li stavamo vedendo ieri sera, ho detto vabbè non infiliamo, che è bellissima, magra, col capello brizzolato, che si muove. Adesso lei, ma adesso a me piacciono le donne in carne, diciamo che è molto più bella. Ludmilla, per noi che dici quello che... È buono. Va bene, grazie tanto. Il primo dico scusa per l'italiano mio, forse che mi aiuta se dimentico qualche parola. Adesso a nostra sala 23 ragazzi e bambini da Biegomal, venuti 25 febbraio, vero? Quando si preparati a questo viaggio, 25 febbraio, Gai ha dato consiglio. Per favore, preparatevi un po' cose per mangiare, perché viaggio lungo e in aereo non danno mangiare. Sto preparando panini. E subito ricordato come noi preparati a Biegomal, primo viaggio per andare da Biegomal in Italia. Prima volta venuti qua, 40 bambini a età da 7 fino a 10 anni, proprio piccole, e due insegnanti. Direttore del nostro istituto ha detto: noi voi andate prima volta, non sappiamo proprio in pratica, c'è bisogno stare pronti per tutto. Il primo c'è bisogno preparare cose per mangiare. E allora noi preparate 10-11 grandissime borse con cibo per mangiare. Dentro queste borse era barattole con carne, con pesce, uova cruda, formaggio, pane. Allora arriviamo in Ciampino, noi incontrati Piero Cacacci, presidente della PUR, capi dei gruppi, Romano Melchiori, Giorgio Quadrini, Alessandro Alimenti e tanti altri, Don Armando sicuramente. Passiamo tra Dogana e aprono i nostri borse enormi, ogni borsa forse 20 kg, vero Romano? E io ricordo occhi a tutti chi noi ha incontrato alla dogana, perché tutti i barattoli, ove, formaggi mischiati, borse sporchissime. E poi mi ha domandato: voi arrivate per fare migliore salute sotto programma di Chernobyl con cibo suo da Bielorussia? Questa cosa io ricordo sempre. E sicuramente noi capite subito un po' sbagliati. Noi incontrati proprio persone meglio, molto bravi, molto accette. E adesso quando vengono bambini qua in Italia non prendiamo cose per mangiare, forse qualche volta portiamo solo pane, perché questa, se noi diamo pane, questo significa grande amore nostro e grande grazie a voi. E allora, dopo questo giorno, passato 20 anni, se parlare per collaborazione tra Italia e Bielorussia, si può indicare 4-5 direzioni. Il primo, direzione sociale, poi finanziaria, istruzione,
medico e culturale. Io può un po' a raccontare solo a per esempio non tra Italia e Bielorussia, tra Cavallo Bianco e cooperativa associazione volontari Cavallo Bianco e cooperativa Matrioshka e nostro istituto di Bigomel. Se parlare a direzione sociale vorrei dire nostro istituto per bambini orfani anche con problemi psichici. Quando loro escono da istituto e cominciano vita indipendente, giusto parole perché paura sbagliare, e subito trovano enormi difficoltà, proprio enormi difficoltà. E grazie a questa collaborazione tanti percenti bambini quali diventati maggiorenni stanno bene. Durante questi 20 anni state adottati 26 bambini dall'Istituto di Bigomel a famiglie di Cristare e di San Giovanni Battista de Rossi. Qualcuno venuti a vivere per sempre dopo 18 anni, a per esempio come stanno qua Таня Калинина, Миша, Ваня, Ольга, и vivono qua proprio a Roma e stanno molto bene, perché io sempre sento e lo so come loro stanno. Questo io ho raccontato per ragazzi quali qua in Italia e altri quali rimasti in Bielorussia, certo senza aiuto da famiglie italiane, da senza aiuto di associazione Cavallo Bianco, cooperativa Matrioshka, non è possibile vivere bene. Per questo, per uscire da questo problema, era aperta e realizzato il progetto Pinocchio. Secondo me questo progetto funziona anche adesso. Che cosa significa questo progetto? Ragazzi, grazie a queste associazioni e famiglie italiane, comprate 4, 5, 6 case dove adesso abitano ragazzi. E loro qua, forse durante questo periodo, loro hanno raccontato come vivono loro in Bielorussia e come stanno tutte loro cose. Loro stanno bene. Con aiuto di Gaia e Giovanni stanno bene ragazzi e vivono non solo a Bigomel, anche in altre città, Vitebsk, Polotsk. E grazie di questo aiuto è arrivata speranza a loro per il futuro di loro. Poi un po' racconto per direzione medico. Durante questi 20 anni sicuramente nostri, questi bambini molto cresciuti con salute, molto molto. Io vorrei raccontare solo un fatto. Quando a parrocchia San Giovanni Battista de Rossi arrivati bambini, fatto controllo medico e fatto controllo anche Vova Lupski, Vova mi sente, e trovati abbastanza malattie pesanti di cuore. E grazie di famiglie quali ha raccogliato soldi per curare Vova Lupski, perché i nostri dottori medici ha detto Vova Lupski non sappiamo quanto può vivere, forse fino a 16-18 anni. E Vova è stato operato qua a ospedale Bambino Gesù.
E adesso questo ragazzo qua, Vova, per favore. E lui non solo vive, anche lavora, anche c'è appartamenti, anche proprio sta bene. Certamente queste associazioni aiutano a Vova Lobsky. Questo è un piccolo esempio, piccolissimo esempio. Se parlare per settore istruzione, grazie di possibilità a me e a nostri maestri quali lavorano all'istituto, potevi studiare metodologia vostra italiana di educazione e come c'è bisogno stare con non solo con bambini, anche con persone con problemi psichici. Io anche io ho studiato. Poi anche al nostro istituto ci sono schemi, ci sono metodologie. Poi fra 2-3 anni noi un po' cambiati nostra metodologia di educazione all'istituto di Bigomoль. E l'anno 2005 preparati nuova schema di metodologia fare educazione, educazione parola giusta, di bambini istituto di Bigomoль. Poi a questo anno era concorso in Bielorussia e noi presentati lavoro suo e questo lavoro ha vinto primo premio tra istituti di Repubblica Bielorussia, tra istituti come nostro istituto. E adesso questa metodologia usata e funziona e usano e lavorano altri istituti come nostro. Poi se parlare per direzione finanziaria, certamente io ricordo bene quando primo viaggio noi tornati a Bigomoль e era situazione non economica all'istituto non molto bene perché mancava per bambini carne, non c'era propria frutta, poca verdura e certamente rimasti contatti e quando mi telefonate, se io non sbaglio, forse Giovanni oppure Gaia, io ho raccontato questa situazione e subito, fra pochissimo tempo, arrivati, inverno era, vero? Febbraio, subito, noi tornati, subito arrivati Giovanni e Fabio, e consorti, vero? Noi è andati a Minsk con grande camion e comprati carne, verdura, frutta, biscotti, farina, pasta, tutto, tutto. E portati da Minsk a Bigomoль. E subito dopo questo l'istituto ha cominciato a crescere, a sviluppare. Questo primo aiuto. Poi parrocchia di Cristo Re ha raccogliato soldi e comprati per il nostro istituto Pullman Bello perché non era anche non c'erano anche macchine al nostro istituto e non potevi portare bambini a ospedali per fare visite solo a piedi e poi si può raccontare tante tante cose aggiustate docce, bagni, piantate grandissimo frutteto, quale cresce anche adesso, tantissime cose. E poi
E se parlare per questa direzione finanziaria, sempre associazione Cavallo Bianco e cooperativa Matrioshka, Gaia Giovanni e tutte altre da queste strutture vengono a Bigomel e aiutano, io come già detto prima, a sistemare queste case, comprare cose per mangiare, portano cose da Italia, anche quando arrivano in Bielorussia, comprano cose per mangiare, vestiti, organizzano gite, organizzano picnic, danno un po' gioia e danno possibilità andare avanti a questi ragazzi. E poi, se parlare per direzione culturale, vorrei raccontare un po' per festival attraverso lo specchio, quale realizzano ogni anno all'Istituto di Bigomel. Che cosa significa questi festival attraverso lo specchio? A Bigomel arrivano 9-10 squadre con il invito di Gaia e Giovanni, 9-10 squadre da strutture come il nostro istituto, anche altri centri centri correzionati, e ogni squadra presenta spettacolo suo, questo concorso, e poi e così tutte queste Bigomel sicuramente sì, anche queste strutture quali vengono da fuori a Bigomel per fare questo concorso teatrale trovano possibilità sviluppare potenziale suo, anche fare buoni incontri. Forse basta, Gaia, no? Perché forse stanchi. E allora, si può raccontare proprio tantissimi, si può parlare tanto tempo, solo come io ho detto all'inizio, adesso noi non partiamo cibo, qualche volta pane, e questa volta, Gaia, questa volta noi portate pane, forse non è molto fresco, e come da noi dicono, amicizie e amore, se fresco forse non è molto sicuro, e pane forse, Katia, per favore, questo simbolo di nostro amore, il nostro ringraziamento. Grazie tanto. Ragazzi, grazie, ciao. Grazie. Siamo qua, eh? Lo mettiamo qua.